Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Hearthstone. Oggi ho deciso di portarvi una modalità nuova che non ho mai portato, che non avevo mai provato fino a quando oggi Matteo, che è un ragazzo che mi segue su Twitch, stavamo giocando a Hearthstone e mi ha fatto provare questa nuova modalità. Mi è piaciuta, anche se ho perso, perché all'inizio non avevo capito bene come si giocasse, le strategie. Adesso però ho fatto anche il tutorial, sono riuscito a entrare meglio nella dinamica. Adesso andiamo su Hearthstone e voglio fare un video su questa nuova modalità. Quindi io direi di dare bando alle ciance e dedicarci al gioco. Eccoci qua, modalità battaglia. Allora, in che cosa consiste la modalità battaglia? La modalità battaglia consiste che tu all'inizio di ogni turno scegli un mostro tra quelli che ti vengono proposti nella locanda di Bob, costa 3 medaglie d'oro, ogni turno aumenti di 1 la medaglia d'oro, devi quindi prendere il mostro migliore e cercare poi nella fase successiva di sconfiggere l'avversario e ogni turno, a seconda di quanto vale il tuo mostro, a seconda di quanto è il tuo mostro, di quante stelle ha, ora poi vi farò vedere. Allora, voi intanto scegliete all'inizio il vostro personaggio, in questo caso dà rinascita a uno dei miei giocatori, a uno dei miei personaggi, a uno dei miei servitori. Ora poi vi faccio vedere meglio appena cominciamo. Voi avete qui la locanda di Bob, di qua vengono presentati i vari mostri tra cui potete scegliere. Ora vi faccio vedere. Qui voi avete tutti i 7 avversari e la classifica in base ai punteggi che avete fatto. Ok? Voi avete davanti questi mostri, ne dovete scegliere uno. Ok? E dopo che avete scelto il vostro personaggio, date le 3 medaglie d'oro a Bob, lo giocate e nel prossimo turno lo schiererete. Quando raggiungete un tot numero di stelle, potete aumentare il livello della locanda per aumentare queste stelline che vi servono poi nella modalità d'attacco. Con questo cambiate i mostri che vi vengono presentati e con questo li congelate per riaverli anche il prossimo turno. Potevo farlo, sono stato un fesso. Poi voi giocate in questa modalità, giocate uno contro uno, in questo caso non ci siamo tolti i punti. Dopo vi faccio vedere in quale caso invece i punti vengono tolti. Io adesso gioco questo, questi mi interessano, quindi io lo congelo perché lui guadagna più uno ogni volta che giochi un mostro con rantolo di morte come lui. Lo congelo, il prossimo turno riavrò questi mostri. Ok, mi riverranno presentati questi due mostri. Il mio avversario, lui, uno dei miei avversari, ha deciso di aumentare in questo turno il livello della locanda di Bob. Io invece cercherò di farlo il prossimo turno. Ora io ho un avversario che ha due mostri e io dovrei riuscire a vincere in questo caso. Quindi che cosa succede? Io ho un mostro con una stella, l'ho ucciso, quindi ho 1 più 1, 2 di attacco e lo attacco con 2. Adesso io torno nella locanda di Bob. La locanda di Bob in questo caso ha ancora mostri a una stella. Allora io in questo turno decido di non prendere altri mostri e di alzare il livello della locanda, ok? E di fornire rinascita a lui in modo tale che questo turno, quando lui morirà, rinascerà e io avrò 3 mostri, anche se in campo ne ho 2. In questo modo io sono riuscito ad aumentare di 1 il livello della locanda, a mantenere questi mostri per giocare per prendere questo il prossimo turno e in più a dare rinascita anche all'omuncolo volgare per avere 3 mostri. Lui ne ha 4, com'è possibile?
Ok, e lui mi toglierà un sacco di punti. Come ha fatto a giocare così tanti mostri in poco tempo? Va bene. Allora, adesso io che cosa faccio? Prendo questo che ha provocazione, gioco 1 e 1-2 perché lui aumenta di 1-1 e passo il turno. Questi possono anche andarsene. No, in realtà no, li blocco perché il prossimo turno prenderò questi due perché insieme aumentano, lui diventa 3 di attacco, quindi cercherò il prossimo turno di prendere loro due per migliorare il mio attacco. Ok. Allora. Iniziamo male in realtà perché non abbiamo iniziato bene per nulla, però sembrerebbe questo turno che noi si riesca a attaccare e a vincere. Ottimo. Però solo un punto, quindi di fatto non è andata proprio benissimo. Allora adesso noi dobbiamo cercare. Allora peschiamo questo e lo giochiamo. Poi aumentiamo di livello la nostra locanda, diamo rinascita al draghetto e congeliamo questi perché si è aggiunto un Murloc che mi piacerebbe prendere. Questi due Murloc il prossimo turno io li vorrei recuperare in realtà e scartare qualche mostro che invece magari ha meno effetto, tipo questo, che tanto ormai hanno fatto il loro corso, diciamo. Ma anche questo perché l'ho giocato solo per aumentare l'attacco del nostro drago. Che è poi quello che ha fatto anche il nostro avversario di adesso. Il suo drago fa la differenza, il suo drago fa la differenza, il suo drago fa la differenza. Il suo drago ha fatto la differenza, di poco, ma ha fatto la differenza. Quindi a conferma che le strategie, le tattiche in questo gioco servono molto. Allora prendiamo questo e prendiamo questo. Scartiamo questo, scartiamo questo. Giochiamo 1. 2, poi se vinto un combattimento nel turno precedente, allora questo lo prendiamo, buttiamo via anche questo in realtà, giochiamo questo e ci ricarichiamo e diamo il coso al nostro draghetto. Dopodiché cambio e blocco questi. Perché voglio assolutamente questi. Voglio questi, voglio questi. Il prossimo turno voglio questi, voglio scartare un po' di roba che ora ho in campo che non servirà più e utilizzare invece quelli che sono lì due. Allora, il draghetto malefico è andato. Ok, questo è morto. Zero. Però io non capisco mai questa cosa qua delle. Ma questo qui che. Però hai culo se. Se.
Cioè, se ti arriva una carta come questa con due, vuol dire che hai culo e ho perso. E ho perso, sono arrivato settimo su 8. Quindi direi che per ora, diciamo che questa cosa non mi sta andando benissimo. Allora, come avete potuto vedere, ancora con Battaglia non sono molto bravo. Lo sto provando, spero presto di potervi portare un video comunque dove farò meglio. E ci aggiorniamo per un prossimo video e fatemi sapere poi qual è la versione che comunque vi piace di più di Hearthstone e se devo portare più spesso anche questa battaglia. Intanto cercherò di allenarmi e di fare meno schifo le prossime volte. Io per ora vi saluto e ci vediamo un prossimo video. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a condividere il video. Se vuoi guardare anche altri video di questo canale, clicca pure sui due video che si presentano qui ai lati della schermata e ricordati come sempre di iscriverti al canale.